c'è bisogno che torniamo alla preghiera comunitaria, c'è bisogno che raggiungiamo il pari consentimento. Ai tempi di oggi essere d'accordo con qualcuno, diciamo, è letteralmente un miracolo. I coniugi sono in disaccordo, i figli con i genitori e i genitori con i figli, sul posto di lavoro, nella nostra società. La cosa terribile è trovare questo disaccordo in chiesa, tra i credenti. Ci può essere piena armonia, pieno accordo presso il popolo di Dio. È l'elemento che ci accomuna, l'elemento che ci unisce, l'elemento che ci fa sentire, ci fa vivere il pari consentimento, è proprio la preghiera. Dobbiamo pregare, fratelli e sorelle, dobbiamo sentire questa necessità. Hai la possibilità di mettere a posto i tuoi conti con l'Eterno, hai la possibilità di poter avere l'accesso alla vita eterna proprio questa mattina, se solo apri il tuo cuore, se solo metti da parte quelli che sono i tuoi dubbi, quelli che sono le tue tante cose da fare. Perché non preghi il Signore? E Gesù è lo stesso ieri, oggi in eterno, e Gesù oggi battezza col fuoco e con lo Spirito Santo. E allora cos'è che manca da poter ricevere questa benedizione? Forse semplicemente la preghiera, forse semplicemente il bisogno di incontrarsi con i fratelli per pregare. Perché non possiamo fermarci ai ricordi, non possiamo fermarci a quello che è accaduto un mese fa, non posso fermarmi nei ricordi. Ho bisogno che il Signore mi riempia continuamente di Spirito Santo. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza. Questa è la preghiera. Vogliamo vedere la gloria di Dio? Vogliamo vedere battesimi nello Spirito Santo? Vogliamo vedere guarigioni, segni che accompagnano la predicazione della parola di Dio? Prendiamoci questo impegno. Accada quel che accada, mi getteranno nella fossa dei leoni, mi getteranno nella fornace ardente, mi sbatteranno in prigione, sarò incatenato, sarò maltrattato. Ma nessuno ci può togliere la libertà di pregare, fratelli e sorelle. Investiamo il tempo nella preghiera. Dopo la preghiera, il Signore benedice, il Signore salva, il Signore converte, il Signore battezza con il suo Santo Spirito, il Signore cambia il cuore, il Signore fa tramutare quella depressione, quella solitudine, quell'angoscia, quella sofferenza in una profonda gioia.